Taranto-Cerignola si gioca a Francavilla-Fontana. La scelta del club rossoblu è ricaduta sulla nuova Arredo Arena al termine di una serie di incontri, confronti e dinieghi, conseguenza del netto no da parte della Lega Pro relativamente a un possibile rinvio della sfida. Ore concitate in casa rossoblu, da prima l'accordo con il Potenza venuto meno per decisione del prefetto, poi la soluzione più vicina ma con inevitabile posticipo del match, considerando l'impegno casalingo della Virtus Francavilla contro il Crotone. Taranto-Cerignola avrà così luogo lunedì alle ore 15, ma dovrebbe essere l'ultima partita del Taranto lontano dallo Iacovone, accelerata decisiva nei lavori da parte degli operai incaricati dal comune, a cui spetterà il compito di isolare la curva sud, che rimarrà inagibile per tutto l'anno, sistemando l'impiantistica danneggiata in modo tale che la stessa bypassi il settore riservato solitamente agli ospiti. In questo modo, con tre porzioni di stadio agibili, curva nord, tribuna e gradinata, lo Iacovone tornerà regolarmente usufruibile, probabilmente già a partire dalla gara col Crotone di domenica 15 ottobre. Restando però nel girone C, il Monterosi ha scelto il nuovo tecnico dopo l'esonero di Romondini. Sulla panchina dei laziali arriva infatti Roberto Taurino, ex allenatore dell'Avellino, che ha sposato il progetto laziale. Dopo un buon mercato svolto dal club, due pareggi e tre sconfitte senza nessuna vittoria sono davvero pochi. Il Monterosi cambia guida tecnica e soffia così Taurino al Giuliano.